La difficoltà iniziale per un imprenditore che passa dal suo progetto a tavolino a una realtà che deve operare sul mercato è principalmente l'individuazione dei capitali per perseguire il proprio progetto. Quindi rappresentare la propria idea imprenditoriale, negoziare con dei soci nuovi condizioni che necessitano anche di condividere molte scelte è sicuramente anche un passaggio culturale e relazionale che spesso l'imprenditore fa fatica a fare, non essendo partito con altri soci, ma essendo appunto obbligato per necessità di finanziare quello che è il suo progetto a condividere con investitori terzi, che spesso possono avere opinioni diverse, che possono avere richieste specifiche o idee specifiche, quindi quel momento è un po' il momento in cui l'imprenditore da individuo solitario che vuole perseguire il proprio progetto, si trova a dover condividere con altri investitori finanziari più o meno strutturati molte di quelle che sono le sue idee su cui ha lavorato per molte notti prima di partire, e sicuramente questo passaggio è un passaggio critico che ne fa poi anche un po' una selezione naturale di chi ce la fa e chi non ce la fa. Gli errori più facili sono quelli per cui l'imprenditore decontestualizza la propria azienda da quello che è la quotidianità della vita di un'azienda. Spesso il progetto è molto concentrato su una competenza, un'attenzione specifica dell'imprenditore, su una tecnologia, su un prodotto particolare che è la caratteristica principale, ma in realtà l'azienda va bene o va male per tanti altri piccoli dettagli che spesso non sono sul famigerato business plan o sul foglio di Excel. Da quelle che sono delle scelte che possono sembrare minori, le persone con cui lavorare, non solo le persone chiave, ma anche le persone di supporto. La scelta dei professionisti a cui appoggiarsi, la scelta dei mercati da cui partire, sono cose che magari rispetto all'ambizione del progetto possono sembrare secondarie, ma in realtà poi sono quelle che fanno la differenza nella quotidianità, che è quella che poi nel lungo termine fa la differenza tra la vita e la morte. E quindi molto spesso l'imprenditore ha magari dato grande attenzione, ha lavorato tantissimo su quello che è il cuore dell'azienda, ma si è dimenticato di tutti i dettagli, quindi è come avere costruire una Ferrari e poi dimenticarsi di gonfiare le gomme, sempre una Ferrari, ma poi non va da nessuna parte. Quindi sicuramente il dettaglio della quotidianità è la cosa su cui non c'è una ricetta, ma ci deve essere molta attenzione. Quello che fa un investitore di venture capital come noi e come i nostri colleghi è cercare di dare all'imprenditore e a chi lavora nell'azienda, prima di tutto, il supporto in quei momenti di difficoltà che sono più o meno frequenti, ma ci sono sempre, e che spesso, visto la rilevanza che l'azienda ha per il suo imprenditore, rischia spesso di essere totalizzante, quindi di essere defocalizzante per l'imprenditore. Quindi spesso quando c'è un problema l'imprenditore magari ci dedica troppa attenzione o troppa poca attenzione. Quindi noi, essendo un socio da una parte, interessato ed allineato all'imprenditore, ma dall'altra parte anche un soggetto esterno, quindi possiamo guardare con più freddezza quello che è un determinato momento, una determinata difficoltà, riusciamo a dare all'imprenditore un po' di quel sangue freddo che spesso serve in una situazione in cui l'azienda cambia quotidianamente, in cui è difficilissimo tenere la barra dritta.